Bella a tutti, regà, qui è Miro ed oggi siamo qui con il quinto episodio della 30 Days Football Challenge, che oggi ci chiede, secondo me, qual è un giocatore sopravvalutatissimo? E io di botta in risposta vi rispondo subito, Bernardeschi. Perché Bernardeschi? Ve lo spiego subito. Allora, per me potrebbe diventare un grandissimo giocatore. Ovviamente è ancora giovane, però con il fatto che comunque lui adesso è andato alla Juventus, per me ha diminuito di molto le aspettative che la gente si è creata su di lui. Nel senso, Bernardeschi probabilmente potrebbe diventare un campione, mettiamola così. Il fatto è che si deve confermare giocando. Però, essendo andato alla Juve, lui giocherà con... farà turnover praticamente, perché comunque c'è Dybala. Quindi giocare sporadicamente per un giovane come lui, nonostante si deve affermare, deve confermare ciò che ha fatto di buono l'anno scorso, non è poi la cosa migliore. Io dico che è sopravvalutato perché, per carità, nel campionato scorso ha fatto benissimo e idem all'europeo. Ma il fatto è che è un giocatore giovane, lui ha bisogno di confermarsi, ha bisogno di confermare la stagione fatta bene, lui ha bisogno di confermare tutte le cose buone che ha fatto nella stagione scorsa. Quindi giocare come turnover può danneggiarlo seriamente, rischia veramente di non farlo sbocciare come dovrebbe. E ciò comporta un rischio di essere stato un acquisto troppo sopravvalutato. Poi magari parlando del Cagliari, un giocatore sopravvalutato, mi viene in mente Bruno Alves. Nel senso, noi l'abbiamo sopravvalutato perché comunque aveva un curriculum di squadre internazionali di tutto rispetto, assolutamente. Però abbiamo notato che magari per molti di noi non ha rispecchiato le aspettative, quindi è stato sopravvalutato decisamente. Per carità, rimane assolutamente un buonissimo giocatore, un buonissimo difensore. Però nella stagione passata, complice anche un po' tutto il reparto difensivo, non è girato come doveva girare. Poi, ovviamente, un altro giocatore decisamente sopravvalutato è Gabigol. Ma questo non c'è neanche motivo, cioè non vi devo neanche spiegare il perché è sopravvalutato. Quindi, questa è la mia lista. Detto questo, io ragazzi vi saluto e noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!